Abbiamo ascoltato Gesù che risponde a quella domanda che gli viene fatta: perché i tuoi discepoli in giorno di sabato raccolgono le spighe? E lui risponde con quella frase divenuta celebre: il sabato è stato fatto per l'uomo, anche la legge è per l'uomo e non l'uomo per la legge. Padre Pio viene spesso ricordato come un uomo che faceva osservare la legge in maniera rigorosa, addirittura forse severa. Ecco, sappiamo bene invece come lui avesse interiorizzato questo detto evangelico. È conosciuto per esempio l'episodio di quando lui era qui direttore del collegio serafico a San Giovanni Rotondo e sorprendendo degli studenti, dei seminaristi che erano andati fuori dall'orario in cucina a prendere un po' di pane perché avevano fame, si era allora in tempo di guerra, durante la prima guerra mondiale, ebbene lui li abbia in un certo senso paternamente scoperti e ripresi, chiedendogli: ragazzi, ma avete davvero fame? E loro risposero: beh sì, abbiamo molta fame. E lui allora riprese: bene, se avete fame, allora mangiate. Ecco, questo è allora il completamento della legge nella carità, non un alleggerire i comandamenti, non un giocare al ribasso, ma appunto saper cogliere la volontà di Dio nelle situazioni concrete, nella vita di ogni giorno. Sia lodato Gesù Cristo.